Oh, se l'hanno restaurata, l'hanno restaurata male. Comunque, sì, no, infatti, se l'hanno rotta, tutte e due. In ogni caso. In ogni caso. Maria? Sì. Questa, io so che la nostra parrocchia è Santa Maria Assunta, pieve di Crispiano, Santa Maria Assunta, e si festeggia questa il 15 d'agosto. Ah. E si porta in processione una volta questa, Santa Maria Assunta. E invece la Maria, e invece Madre. Quella là è il Carmelo, del Monte Carmelo, che questa la festeggiamo la terza di luglio. La Madonna, quella del Monte Carmelo. Poi adesso se ne parlo con mi spiega lui. Grazie. Tutto bene? Tua mamma come sta? Che bella qui! Anzi, te la possiamo. E via, ora si sta bene anche qua, si fino a 2-3 giorni fa abbiamo chiuso il riscaldamento. Che bello! Il cammino! Perché alla sera e qui vedete la facciata laterale originale, sì, com'era? Sì, sì. Infatti, sì. Le colonne così, quando ci sono. Che bello! Ma vi mai vista di questa? Questo è l'unico documento che dice che questa è una chiesa prima del 1000, questa è stata ristrutturata nel 1078, quindi guarda che è quasi invisibile ormai. Non si vede molto. Non si vede. Peccato, bisognerebbe mettere sopra, non fare una spugna. E qui è scritto qui. Ma tanti caricano. Parlaci te, Daniele. No, a me mi riconosce. Sì. No, ma mi riconosce subito. Come un capro. Oh, bello. Ah, vedi i famosi fiori, vedi anche. Sì, sì. C'è anche delle gran merde. Sì, vabbè. Vedi. È quasi come il posto dove ho portato prima la volta scorsa, però un po' più, eh? Oh, sì, un po' perché meno. Qua era tutto qua, era qua gli abitanti, c'era qua qualche negozietto, ma si parla. C'era di... questo borghetto. Questo qui, era vero comune, era qua, poi si è sviluppato su in alto. Bello, bello. Ma che spettacolo, c'è il vitellino. Vitellino. È stata rubata, secondo una lui, fonte, ma è... una fonte battesimale qua. Una fonte battesimale è una pietra? Sì, 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 come quella che era nella chiesa che abbiamo visto. Una pietra qua è stata staccata e rubata? È stata rubata e lui dice che l'ha vista verso Terra Rossa, in un parco. No, allora va presa, denunciata, detto questa era lì, ma dovrebbe portarlo nella chiesa. Guarda che pietre strane. Sai, Daniele, mi si è rotto l'obiettivo, lei la macchina tirata. No. L'obiettivo non è il quarto macchina. È caduta? No, è morto. Quindi non ce la fanno io. Là comunque. Qua sicuramente c'era al tramonto, ci vediamo al sole in pieno, prima delle case. Forse c'era qualcosa dentro. Lui dice che c'era una statua di marmo, una Madonna. Ma è stato un vescovo. Un vescovo, ha voluto santificare il posto. Sì, perché... questa qua, non so se avete visto la foto dal cielo che fa il volto, questa qua, che il Dio Ben mi ha detto. Uh-huh. Però si deve solo volando con drone. Ah sì? Sì, sì, sa, noi ci abbiamo volato con drone. Oh, allora sai visto. Cosa? Ci abbiamo quell'amico... questo viso, ma ce n'è un'altra di pietra simile. Ma si vede da sopra. Solo che... volandoci da sopra. Forma questo da viso. Da sopra oppure a piedi in cima a un altro crinale. Si passa di qua? Sì, ora lo guardate un po' qua. Ci sono delle... anche qua. Vedi, ma che cresta, oh. È bellissima questa, eh. È vero? Sì. È stupendo.
Che spettacolo! Che spettacolo! Cavolo! Mamma mia! Mamma mia! Quella sembra messa in piedi apposta. Che spettacolo! Sì. Guarda un po'. Questa sembra sì, messa sì. In piedi apposta. Certo. Vieni a vedere là, vieni a vedere qui. Guarda un po'. Uh-huh. No, forse naturale, naturale. Ho visto questa roba qui da là, sembrava quasi un'incisione. Tutta la testa. Comunque, vedi che questa è una grotta, vedi le pietre che sono state messe? Sì, state appoggiate. Qui, se scavi, capace che trovi della roba, veniamo a scavare? Magari troviamo delle selci, qualcosa qua. Quanti metri? Sì, a tramonto, all'alba piena, l'avevamo già visto. Tutto senza gli alberi. No, quella, di, quella del suo stupido d'estate, eh? Sì. Bravo. No, sicuramente un canalone, hai ragione. Un canalone è fatto, eh? Perché ce n'è una grande, due, tre, guarda, quattro. Mm-hmm. Che spettacolo. Perché qua al centro della convinzione c'ha ragione lei, era un posto pieno di energia per via del granito e dell'acqua. Hai visto che... aspetta. Possibile che questa fosse una zona rituale. Anche per il discorso dell'acqua, per il fornimento dell'acqua, dei canali, molto prima del mulino. Sì, molto prima del mulino, sì, sì, sì.
poteva comunicare con tutta la vallata. Infatti è proprio nel mezzo, come vediamo, è circondata dalle colline e da questa parete montuosa molto grande. Quindi siamo esattamente di fronte. Taverone? Sì. Vai! Perfetto, ancora! Serve lui! Bravo! Ma lui molto! Stai attento, vai! Bellissimo, fantastico Daniele. La tomba dello sciamano. Per pulire, perché ci sta che troviamo anche qualche segno particolare inciso e forse scavando abbiamo visto che c'è questa parte che è vuota, c'è uno spacco dove sono state inserite delle pietre a chiudere. Tutto intorno sono cresciuti i ciliegi, come vedete, proprio a circondare questa struttura semicircolare. Vedi le pietre più grandi, sì. E tutte quelle piccoline che dentro riempiono. Bisognerebbe scavare. Sono difficili, ma allora, l'hanno portate qui proprio per... Suo zio è sindaco. Non pare. Potremmo consultare un archeologo di zona, forse qualche studio ce l'hanno già fatto. Bisognerebbe prima informarci chi sono, perché ci sono quelli che poi dicono, oh cavolo, non ti chiamano più quando vuoi. Sì. No, vabbè.